Salve a tutti ragazzi e bentornati nel show shop. Mister Spettacolo è tornato, pronti per iniziare una nuova modalità carriera allenatore. E ho pensato a lungo quale poteva essere la nuova squadra del mister. Abbiamo vinto ovunque e in tutto il mondo. Dove potevamo andare? E allora è stato il cuore a darci la risposta, perché la nostra squadra per questa modalità carriera sarà... Ok Armando, fammi vedere che offerte ci sono. Dunque, che ci abbiamo? Ah, la Germania. Beh, in Germania non ci siamo mai andati, giusto? Boh, però non lo so. Vabbè, che altro c'è? No, no, Inghilterra no, già abbiamo fatto lo United. Scusa, ma non si era detto di fare una carriera con la Superlega un paio d'anni fa? Ah, non ci sono i soldi, vabbè. Sì, però mazza che noia. Abbiamo vinto tutto in tutto il mondo. Ma sai che c'è? Negli ultimi anni sento un po' la pressione, perché tutte ste coppe, i campionati, tutto quello che abbiamo fatto ha aumentato la pressione, no? Non ti sembra? Cioè, tutti si aspettano ogni anno qualcosa di più, più bello, più grande, più divertente. Alla fine la carriera è questa, cioè, che dobbiamo fare? Però te lo ricordi, ma quanto è stato bello un paio d'anni fa quando abbiamo creato la nostra squadra? Come si chiamava? La Urbe Eterna, bravo, bravo. Bello, bello. Ma sai che... Armando, stai pensando quello che sto pensando io? Chiamami subito il presidente della Urbe Eterna. Ma lei è il presidente della Urbe Eterna? Allora so già tutto. Dopo due anni torna la Urbe Eterna, la terza squadra di Roma creata da Mister Spettacolo. L'obiettivo è tornare e ripartire dal basso per portarla alla gloria. Ma questo è un nuovo universo con una nuova storia. E c'è una regola: non possiamo comprare i giocatori che abbiamo già comprato con la vecchia Urbe. Così facciamo anche qualcosa di diverso. Ma se questo video supererà 100.000 mi piace, stavolta ve lo prometto, voglio ricreare la maglia della Urbe Eterna. Facciamolo. Supportate alla grande questo video con un bel mi piace. Ho tantissime idee. È la Urbe un po' diversa, ma facciamo quello. Da umili origini verso grandi avventure. E ho bisogno del vostro supporto, quindi ditelo a tutti gli amici che abbiamo riniziato. Siamo tornati. Quindi eccoci qua con la nostra Urbe, pronti per creare la nostra squadra. Voglio tornare in Italia e voglio tornare in Serie A. Questo perché FIFA fa schifo. FC, scusate. Sì, potevamo iniziare con la Serie B, però l'anno scorso il Palermo mi è sembrata un'esperienza un po' rotta. Noi ci andiamo a comprare il titolo dal Frosinone. Vogliamo la squadra del Lazio. Frosinone, ci stiamo noi. Beh, la rivale, potevamo scegliere tra 18 squadre. Ovviamente noi scegliamo la Roma. Lo sterma della Urbe è sempre lo stesso. Un il leone, che non è proprio il simbolo di Roma, però è uno dei simboli, eh. Poi, ragazzi, non ci potevamo appropriare del Colosseo, dell'Aquila, della Lupa. Il leone è roba nostra. Ci abbiamo la possibilità di fare addirittura tre divise. Però io voglio cambiare qualcosina. Tutti avete in mente questa maglia. Questa è stata la maglia storica della nostra Urbe. Possiamo rifarla come qualcosa di iconico e tutto, però modifichiamo qualcosa. Questa è stata la decisione più difficile. Siete pronti a vedere le nuove maglie della Urbe Eterna? Eccole qua! Intanto c'è il cambio di sponsor. Ovviamente se cambiamo, poi dobbiamo cambiarlo per tutte le maglie. Non si sono sforzati troppo a migliorarla sta cosa. Pensavo che l'editor sarebbe stato molto più profondo, invece no. I colori rimangono gli stessi, questo blu e l'oro, il colore dell'Imper. Abbiamo mantenuto la stessa scala cromatica. Non c'è più il fulmine, ma c'è la striscia. E devo dire, ragazzi, che mi sono trovato un po' in difficoltà, perché non si possono mettere i pantaloncini di un altro colore. Solo questo lo fa e è un casino. Pure questo c'era, cioè, con i pantaloncini bianchi, ok, ma non lo posso cambiare. Oppure questa, però pure questa, ragazzi, non c'è pantaloncini bianchi. Questa qui era la cosa più simile alla vecchia, però con i pantaloncini bianchi l'avrei scelta sicuramente. Però pure così è molto molto bella, devo dire, ragazzi. Dato l'importante sono i colori. Però è pure per fare qualcosa di diverso. Molto bella. Anche la seconda ricorda molto l'impero romano. Abbiamo l'oro e il rosso, ma anche il nero, perché oro su nero, vi ricordo che era il colore dell'impero romano d'occidente. Momenti didattici di una certa rilevanza. Questa è molto bella, devo dire. Mi sono sforzato e non poco. Prese Adidas, c'è poca roba. Terza maglia, una novità. Riprende i colori dell'ultima maglia della Urbe, quella dorata e nera, sempre per lo stesso discorso, con il simbolo del fulmine. Che ne dite, ragazzi? Vi piace questa qua con gli stessi colori? Ce l'avevamo così, vi ricordate? Stesso schema di colori, adesso cambia. Maglia del portiere è quella, ragazzi, in onore di Selye. Per lo stadio vi ricordo che nel tempo avevamo costruito il nostro stadio, il Caput Mundi, però adesso si torna indietro. Quindi io rinizierei di nuovo da un campo un po' più piccolino, magari per andare a crescere, che dite? Soprattutto adesso che lo possiamo andare a modificare, no? C'ha senso, fa 66.000 posti e la Urbe non sa fila nessuno. Abbiamo creato la nostra squadra. Adesso c'è la decisione più importante. Io ricreerei le stesse condizioni della prima Urbe, ovvero 3 stelle, visto che siamo in Serie A, giovane, non giovanissimo, insomma un misto tra buoni elementi e non.
con budget trasferimenti, ragazzi, io avevo messo 50 milioni e lì confermo, visto che ho guadagnato un sacco nella mia carriera, ma soprattutto perché stiamo comunque giocando a FIFA, ragazzi. Cioè, sapete che de meno, secondo me. Anche perché la mia idea è quella di andare a fare un mercato di una neopromossa in Serie A che deve cercare di rimanere lì, perché iniziamo dal basso, no? Rinizia ufficialmente la nostra avventura con la Urbe, ragazzi. Io spero che vi piacerà, spero che sarà ai livelli. Vediamo, signori, cosa cambia. Signori, eccolo, siamo lieti di dare il ritorno al nuovo allenatore, Mister Spettacolo. Eccolo qua, ragazzi. Gli è successo qualcosa all'occhio. Guarda come sta Spettacolo, sta così. Che cosa? L'ho ricreato esattamente come era l'anno scorso, solo gli si sono chiusi gli occhi. Soffre foto dei congiuntivite. Grazie, grazie a tutti per essere qui. È veramente un onore per me aprirvi le porte del Caput Mundi, della nostra struttura qui sulla Tiburtina. Beh, certo, dopo aver vinto tutto in tutto il mondo, sentivo il bisogno di tornare a casa, di fare qualcosa per la mia comunità. Vedete, i capelli si stanno facendo bianchi e devo restituire qualcosa a questo posto. Perciò stiamo costruendo, Armando e anche tutti i tifosi della Urbe Eterna. Quali tifosi? Aspettate, vi stupiremo. Noi partiamo dal basso per andare in alto, quindi calmi. Anzi, se avete suggerimenti, conoscete qualcuno buono. Obiettivo, restare in Serie A. Obiettivo massimo, le coppe. Però ho bisogno del massimo supporto di tutto l'ambiente, quindi tifosi della Urbe. Ah, ragazzi, non c'entra niente, ma ci vediamo questa sera ore 21 come ogni lunedì in live su YouTube per La Tribuna, che è tornata. Non mancate. Ti diamo il benvenuto nel club. Eh sì, perché ci sono un po' di novità. Poche, attenzione, però ci sono. Possiamo scegliere l'idea tattica. Mister Spettacolo, contropiede della muerte. Però lo faccio subito, così vediamo che cosa cambia, no? Allora, vedete, ragazzi, abbiamo delle, diciamo, impostazioni, dei dettami, degli stili, che poi si vanno a ripercuotere su tutta la formazione. Questo poi ci servirà pure per il mercato. Insomma, da questo punto di vista, ragazzi, è il motivo per cui ho voluto fare questa scelta, anche per essere un po' più giocosi col mercato, ok? Ci abbiamo standard, gioco sulle ali, tiki taka, difesa a oltranza, contropiede. Ecco, quello di Spettacolo dovrebbe essere il contropiede. Però, raga, io al momento forse sceglierei forse standard, perché questo qui è bilanciato e poi possiamo capire pure in base a quelli che sono i giocatori, perché io ho rigenerato i giocatori prima di attaccare, quindi è random. Vediamo quello che c'è becca. Quindi io dico standard, tipo questo qua, Flavio Serra. Serra? Eh no, ragazzi, Flavio Serra. Mi sa che viene con noi, oppure chi c'era? Biancarossi. Tanto Biancarossi fa ride. Ragazzi, questi sono input. Cioè, Serra, Rossi, li dobbiamo prendere. Allora, ci abbiamo, ragazzi, la moglie del professore o il padre del ragazzo di Guidonia. Forse, ragazzi, Serra sarebbe meglio perché è più bilanciato. No, ci prendiamo il bilanciato, dai. Flavio Serra, vedete, ragazzi, lo andiamo a mettere a centrocampo, dai. Così ci prendiamo più 5 su tutto. Ovviamente, questo dei preparatori, ragazzi, sarà una cosa che dobbiamo prendere. Alla formazione non sarà mai questa. Congratulazioni, hai assunto il tuo primo preparatore. Assumene altri per riempire tutti i settori. Lo facciamo dopo, ragazzi, così capiamo pure come sarà la nostra avventura. Eccolo il nostro Mister Spettacolo che posa con la maglia della Urbe. Futuro brillante con Spettacolo alla guida. È certo, è la persona giusta per questo incarico. Condivide la nostra stessa visione sul futuro e vuole aiutarci a raccogliere il successo. E il mercato già impazza con Kunku che va al Chelsea. Il Milan accetta 110 milioni. Ma non erano 70. Ho bisogno di voi. Sotto nei commenti su suggeritemi chi andare a comprare. Qui dovremo andare a cercare un po' di giocatori. Possiamo andarli a cercare in base al nostro stile di gioco. Tutte cose che vedremo secondariamente. Io però aspetto voi, datemi consigli. Ma adesso andiamo a vedere sta squadra. Ok. Aspetta. Abbiamo messo 3 stelle, quindi mo capiamo. Portiere, Samuel Fuchs. Lasciamola. Tariq Ali dalla Tunisia, 66. Oh, però, ragazzi, Agustin Bottone. Assa è panza. Ma che c'ha la tunica? Però 76, oh, eccezionale, ragazzi. Ricordate Seglie non c'aveva le mani. Questo mi sembra più che discreto. Va bene Agustin Bottone. Valentino Rossi. Oh, aspetta, un nuovo Rossi con la maglia della Urbe. Quindi questo è il Rossi Junior. Però dai, Valentino Rossi, se può sentire, almeno corri, Valentino. Insomma, corricchi, vabbè, 1,84 m. Malinowski, terzino sinistro, che fa pure il DC. Bello Malinowski, però sei un pupazzo. Attenzione, corre. Valentin François, 86-79. Oh, 79-79. Cristian Silvio. Però questo Silvio, ragazzi, è già finito. Però difesa 81, eh. Forza, vabbè, insomma, intercettazioni. Cioè, è tipo il Rossi dell'anno scorso, però più forte, perché ci abbiamo
abbiamo pure François. La difesa buona, però. Dove sta l'inculato? Drasko Jankovic. Lui fa tutto. Aggiungere pure tutto male. Tiro, lascialo perdere. Però vabbè, dai. DC. Poi abbiamo Adrien Leroy di DDS. Però tutti che corricchiano, dai. Una settantina corrono. Nessuno contratti, vero? Ah, sì, sì, lui, lui. François, che c'ha? Talento naturale. Però, raga, rosico che Silvio c'ha 24 anni, ma già c'ha la crescita bloccata. Poi abbiamo Sven Lala del Kosovo. Corre pure lui? Vabbè, questo è agilino, dai. Quanto è alto, però? 74. Agustin Alvarez, pure lui? Ah, 17 anni, sì. Infatti, c'ha la faccia da bambino. Che ruolo giochi, te? Mamma mia, che schifo. Non giocherai. Dorde Pizzovic. Chiaramente questo lo chiameremo Piscovic. Oshervashiz. Vabbè, però, scusa, Armando, ma dove me l'hai presi questi? Cioè, ma dove l'abbiamo presi dalla strada? Tanto questo, guarda come se l'ha tirati su i pantaloni. Cioè, tra un po' si strozza. Però tutti altini, dai. 1,80 m, 82. Breno Samba, il capitano. Breno Samba che ha già finito, ovviamente. No, quanto c'ha dei piedi deboli? 2-3. Porco due, l'unico brasiliano con i piedi storti. Poi abbiamo Luigi Bruno. Guarda che schiappa. Pure lui c'ha la faccia da cattivo, Philip Carlson. Minchia, raga, questo è fortissimo. Quanto è freddo, vabbè, è svedese. Ah, però 30 anni c'ha. Allora, sarebbe una cosa furba fargli prendere il volo a questo. Credo valga pure un tot, no? 11 milioni. Signor Carlson. Però è tipo uno dei più forti che c'ho. Giacomo Bellini. Mamma mia, che schifo, pure quest'altro. Coffee Mensa, 1,94 m. Però non c'è il fisico. Ma dai, com'è possibile? Sei 1,98 m, stai senza fisico. Cioè, dovresti prendere a pisellate tutti. Forza 64. Deo Mathieu. Questo corre finalmente. Uno buono. CC e D. È più esterno che CC. Però ce lo inventiamo, tranquilli. Non difende manco a dirgli grazie. Sevchenko. Artem Sarkisian. Oh, però corre. Giordano, 2 metri e 92 kg. E non c'ha il fisico. 70 di forza. 31 anni, vabbè. Grazie Giordano. E poi ragazzi, ci abbiamo Lucas Aladino, che ha già finito di crescere. 75. Non corre, però c'ha scivolata. Potete suggerirmi di andare a prendere? Ragazzi, dai, venite qua, forza. Signori, voi non piacete a me e io non piaccio a voi. Ma veramente, mister, a noi lei piace. Ok, ok, io piaccio a voi, ma voi non piacete a me. Ma se siete qui, un motivo c'è. Qualche dote ce l'avrete anche voi. Ricordatevi, lottate per il nome che avete davanti. Essi ricorderanno il nome che portate dietro. Questa l'ho letta su Facebook. Lo so, la gente pensa che siete degli scarponi, degli scarpari, dei pipponi. E in parte è vero. Se c'è una cosa che ho imparato alla Urbe è che anche i miracoli e i sogni si avverano. Ah, guardate ragazzi, mi consiglia i moduli. Ah, ma che figata. Vabbè, noi dobbiamo giocare col 4-3 offensivo. Infatti me lo consiglia. Bella sta cosa. Allora, Bruno ci saluta. Aspetta, però Mensa COC. Non de fisico, però. Ecco, già così l'avrei aggiustata. Perché Lala non può fare il terzino qua? Mi piace fare l'esterno. Che ti è successo, Lala? Vuoi fare il centrale? Sei confuso, Lala? Che se ne succede? Bene ragazzi, questa è la nostra prima formazione. La difesa, direi pure il portiere, ce l'abbiamo la parte centrale. Carson mi sembra ok. Aladino, lo proviamo. Piscovic e Mathieu. Mathieu che può fare pure il CC, ma no. Ora me li studierò. Come al solito ci facciamo la prima partita per capire chi sono. Vediamo se nel vivaio ci abbiamo qualcosa di buono. Quest'anno non hanno messo la questione del talento in primavera, vero? No, direi proprio di no, ragazzi. Ci abbiamo Fava. Mamma mia, una fava proprio. Oh, però aspetta, ragazzi, guarda questo, è 55, però corre. Corre, c'ha il fisico. 16 anni. Affronta pure. Ah, c'è pure uno stile. No, pure lui c'ha uno stile. Però sono veramente scarsi, ragazzi. E sto danese lo possiamo pure portare, ragazzi. Direi che ci servirebbero due bei terzini che spingono. Perché Valentino Rossi, a parte il nome 71, è quasi il più scarso insieme a Piscovic. Quindi un esterno male non fa. La panchina è orribile. E l'ala non può stare lì. E vabbè, ragazzi, sono tutti scarsi. Cioè, l'anno scorso io mi ricordo che almeno qualcuno buono c'era. Allora, io direi, ragazzi, possiamo andare a comprare gli osservatori. Lo staff della primavera dobbiamo andare a prendere. Che so comunque bei soldini e male non ci fanno. Allora, c'è qualcuno top? No, c'è sta questo, ma vorrei uno 5 stelle, ragazzi. Ormai che ci stiamo. Ah, ragazzi, guardate, abbiamo l'allenamento personalizzato. Da capire, ragazzi, perché se ne vanno un bel po' di soldi qua, Vabbè, lo devo studiare, ragazzi. Intanto andiamo alla ricerca di qualche giocatore da prendere, no? Io mi butto sempre sulla Serie A. Vado a vedere un po' dei giocatori. Allora, io vorrei puntare su qualche prestito, ve lo dico senza problemi. Voglio riprendermi un COC forte, come era successo l'anno scorso. Che avevamo preso Almada, no? Avevamo preso Tiegit. Proverei a farmi prestare qualcuno. Cioè, tipo, no? Pure un Irling Junior io mi prenderei, ragazzi, Su quella fascia sinistra sarebbe perfetto. Cambiaso pure. Magari Cambiaso non lo fanno giocare. Oh, raga, De Sciglio quest'anno me lo devono prestare. Ci tocca. Toma Basic, ragazzi, alla Urbe Eterna risorge dalle sue ceneri. Mazza quanto costa Castellanos. Ecco, per dire, ragazzi, perché 50 milioni? Perché se no te compri un giocatore. Cioè, come fai a pagare 50 milioni Castellanos? Alessandro Rossi non gioca nella Lazio da 100 anni, raga. Ma che è successo? Mario Gila. Gli hanno cambiato
inviato la foto a Patrick Gabarion. Che giocatore fantastico. Però non ce lo possiamo prendere, perché vi ricordo che abbiamo come vincolo il non prendere giocatori che sono passati alla Urbe. Ah, per dite Adli, no? Me lo presteranno, ragazzi. Questo davvero non gioca manco col Cerino. Chi c'ha il Milan? Oh, Luca Romero. Chi è questo? Questo è un bambino. Ma chi è Chaka Traoré? Tipo un Tommasino Pobega, no? Come lo vedi? Lo vedi male? Caldara, dai, prestami Caldara. A parte, no, non mi servono i difensori centrali, devo dire. Se chiedo Paraschelia, secondo voi me lo danno? È il nostro primo grande acquisto. Guardalo come è cresciuto, guardalo. Minchia, Zerbin c'ha la stessa età di Osimhen. Roma, prestaci qualcuno, dai. Guarda che la Roma, raga, qualcosa ci può prestare, eh. Julian John, chi è? In prestito, a posto, rimane là. Tipo Edoardo Bove? Io me ci butto, ragazzi. Io sono tipo un Condor. Sto là così che me ci aggrappa tutto. Marash Kumbulla. Porco due, raga, guarda che difesa. Andiamo via. Fermi, 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 fermi. Castigliego gioca corsa a suolo. Ecco, Samuele Mulattieri è uno che si dovrebbe prendere. Una cosa che non ho specificato: dobbiamo essere sostenibili in questo mercato. Pensate, come detto, c'è la volontà di andare a prendere un italiano giovane, un COC buono che ci può reggere un po' tutto, perché poi se il resto fa schifo, l'avete visto. Dietro possiamo reggere, ma abbracceremo il Moneyball, la filosofia del Milan. Io aspetto voi, voglio leggere i vostri commenti, i vostri suggerimenti. Però cerchiamo di prendere pure dei giocatori che magari ci abbiano delle caratteristiche interessanti, corsa piuttosto che fisico, insomma, le stats che ci servono per il ruolo, non prendendo per forza i soliti, quelli che a modalità carriera carano ai campi, che diventano fortissimi. Quindi gente pure normale che però fa il suo, ragazzi, che secondo me è più divertente. Vi faccio un esempio: io Esibue me lo pierei subito. Questo qua corre tipo 90 e passa, l'ho visto su Foot. Ma raga, ma è un cane, cioè questo va preso. C'è pure quell'altro, come si chiama? Tipo è Boselli, questo corre come un assassino. Simone Pafundi me lo prenderei, perché questo, ragazzi, come diceva lui, prima Pafundi e poi tutti gli altri, no? Ecco, per esempio, per sta modalità carriera punterei su Baldanzi, e credo che già varrà un boato. Baldanzi, ecco, è uno di quei giocatori su cui ci metterei il soldino. Guarda che fine fanno gli uomini della Urbe. Pure Cambiaghi, però Cambiaghi sta in prestito, eh. Mi sono visto l'europeo, ragazzi, mi sono fomentato con i giovani del Belle Tecnico. Sto pippone, sul gioco è fortissimo, ma Fazzini pure secondo me diventa forte. Però ragazzi, ovviamente anch'io ho le mie idee e mi sono andato a scandagliare il mercato. Ve ne dico solo uno, perché poi nella prossima puntata io per voi ho un Ben. E voi direte: Ben Yedder? No. Benzema? Ben Seghir. Trastatevi questo mostro, 18 anni, Ben Seghir. Voi direte: ma lo stai scegliendo solo per nome? Certo, ovvio, per forza. 50.000 mi piace e ci prendiamo Ben Seghir, che secondo me diventa un cane rabbioso, ragazzi. Lo dobbiamo andare a seguire, Ben Seghir. È cedibile in prestito. Ragazzi, lo stanno a mettere sul piatto uno con un nome del genere. Attivo, tra l'altro. È quello che ci serve a noi. Non facciamo scherzi, 50.000 mi piace, ok? In attesa dei vostri consigli, io mi rifaccio a quelli che penso che nella realtà siano dei fenomeni. E uno è questo, Orban. Questo qui, ma non so nel gioco come sarà. Mostra un ottimo potenziale, quindi non so se diventa forte o no, perché il gioco è appena uscito, quindi non ho controllato. Però secondo me questo qua può essere forte. Lui e un altro attaccante nigeriano, che se non te puoi prendere Osimhen, te potresti prendere Victor Bonifacio. Eccolo qua. Raga, questo è una roba assurda. Forza, elevazione, potenza tiro, velocità di scatto. Questo è un cagnaccio. 1,93 m. Bonifacio lo dobbiamo prendere, ragazzi. Poi non so se lo prendo, però stiamo a cercare. Baldanzi, 23 milioni. No, vabbè, tantissimo. Però è forte, ragazzi, dai. Beh, in realtà starebbe in linea Carlson, 77. Samba, salve mister. A nome di tutta la squadra le do il benvenuto nella formazione Urbe Eterna. Samba, al massimo è il contrario. So io che ti dico benvenuto. C'è parecchio da fare, Samba, quindi smetti di ballare che dobbiamo giocare. Oh, eccoci, ragazzi. Infatti mancava qualcosa. Il Brisi Nyonza. Allora, qui andrei a giocare quello lì che costa di più, ci potrebbe dare più soldi. Ma andiamo a provare sta formazione delle scappate di casa. Prima partita ci abbiamo il Granada. Guardate però, ragazzi, possiamo fare la sessione d'allenamento. Altra novità, cioè se ci alleniamo sui punti deboli della squadra ci avremo un boost in quelle caratteristiche. Non sappiamo niente, ovviamente. Idea tattica, palla lunga. Ok, un avversario forte fisicamente, tende a difendere basso. Allora, sta cosa mo adesso non la farò, ragazzi, e non penso di farla molto spesso durante la serie. Cioè, una cosa che odio so gli allenamenti.
allenamenti e non me li metto a fare per le partite, cioè, ma che me frega. Vai ragazzi, è la nostra prima partita. Stiamo al Mestalla di Valencia. Ecco Mister Spettacolo. Bottone, che giocatore fantastico. Prima partita della nuova Urbe Eterna. Ci servirà per capire se questi uomini vanno al caso nostro. Ecco lo Spettacolo che passa attraverso le cose. François, l'alto difensore francese, che ci accompagnerà. Vai ragazzi, si inizia. Primo pallone toccato dalla nuova Urbe Eterna. Speriamo bene perché il campo non ci premia. Ci abbiamo un campo pesantino, però noi siamo volenterosi. Valentino Rossi, che dovrebbe averci il 46. Vediamo ragazzi, tanto questa è precampionato, non ci interessa. A Bottone, mamma mia, Bottone è un gigante. Speriamo che sia pure uno che si butta, perché sennò. Rossi, tutto di là. Bene, per loro. Mensa è entrato. Mensa, ragazzi, non c'ha il fisico. Altro 1,95 m, ma c'ha 60 di fisico. Ma puzza come un carro armato. Tanto noi dobbiamo provarli, li dobbiamo testare questi giovani. Tutto di là, tutto di là. Vai Piscovic. Sei partito Piscovic, bravissimo. Oh ragazzi, i miei già cominciano a trottare là. La miseria. I passaggi sbagliati da Carston. È il tipo il giocatore più forte. Oh, abbiamolo. Ma raga, è quello là. Aiuto, oh, Valentino. Mamma mia, che ha preso Bottone. Ci dobbiamo capire. Bravo Aladino, lo circumnaviga Aladino. Esternacci. Oddio, l'ho vista dentro, Raul F. Guarda, questi sono pazzi curiosi, eh. Aladino, oddio, il pressing. Samba, bravo. Verso Mathieu. Che ci riprova. Calmi. Guarda Mathieu, già tutto sudato. Spettacolo dice. Ci vedo, che sta succedendo laggiù? Effetto, Carston. Bello. Oh, a parte ragazzi, che stupido. C'ho tutti i verticoni, ma perché non gliela pennello? Quanto mena questo? Mamma mia, Mensa. Poi però c'ha due piedi che sono due ferri da stiro, raga. C'ha due. Oh, ma mi ha sgasato su Valentino Rossi. Tu sei un pazzo furioso. Kenny Lala. Ok, Robertone. Scusate, Bottone ci mette le mani. Ho visto. Madre de Dios, che schifo. Raga, che squadra. Voi non avete idea della fatica che sta facendo. Tutto dell'A. Lala si sta prendendo in panino, dai. Lala, vai un po' dell'Ala. Ah, ci ride. Bene. Godo. Bravo Silvio. Non te la fa passare Silvio, eh. Si fa bagnare il naso. Silvio! Bottone! No, non mi devo far fregare, non mi devo far fregare. Due anni fa è successa la stessa cosa. C'era un certo portiere francese in quel caso. Tutte le parava. Eppure poi dopo si è rivelata una busta. Qua però Robertone. Sì, scusate, Bottone mi ha fatto un salvataggio mica da poco, eh. Pejovic. Vabbè, però Lala sei orribile. Segna Weissman. Viene alla fine bugato il nostro Bottone. Te posso dire che mi sentivo in controllo. Mensa. Oh, Mensa. Oh, con lo spunto, Mensa. Con lo sputo. Lo togliamo. Ci mettiamo Leroy. Sì, Leroy Jenkins, vai. È l'unica sostituzione che voglio fare. No. Oh, ma zompato con Tigre. Bravo Leroy. Bravo Leroy Jenkins. Adie, fa spazio. Oh, Piscio. Tutto da là. Adie. Eh no, sono rientrati tutti. No. Vabbè, contropiede della muerta assassina. Ci siamo fatti uccellare. Ci manca qualcosa. Vabbè, lì dietro, vabbè, mo ci hanno bucato due volte, vi direte. Famo schifo lì dietro. Sì, facciamo schifo, però io pensavo fossimo i migliori a livello di reparto. E devo dire che stiamo in realtà a regge. Comunque il Granada è molto più forte di noi. Ehi! No, qua lo devi cacciare, signore! Zuni, ragazzi, ho munito. Carson! Oh, non ci ha messo le mani! Fa quello de mestiere. No, Bottone! Ma che è sto gol, Bottone? 0-3 che non ci stava. Samba d'amico, bravo. Addio. No, fuori gioco di Mathieu. Non posso dire che abbiamo giocato male. Cioè, io non mi sento che è una partita da perdere 3-0. Su, abbiamo fatto uscire pure Mensa. Vabbè, è il campo, ragazzi, il campo pesante. Sono le prime partite. Dai, Rossi. Come con Gibernau a Sepang, dai. Bravo, Carson, bravo. Bravo, orgoglio svedese, forza. E su. Ecco, bravo.
Giordano. Vedete Piscovic. Piscovic. No. Beh ragazzi, ovviamente noi stiamo in standard, quindi dobbiamo capire come vogliamo giocare e impostare tutti i preparatori, via dicendo, eh. Quindi ricordatevi che c'è sta pure quello. Non è che siamo scarsi tutto insieme, i giocatori fanno cose un po' strane. Cioè sì, le stanno a fa strane. Ancora. Oh, Piscovic all'80esimo segna il primo gol. Dai, dai. No, no. Allo 90esimo, cioè, si è fatto bucare. Bottone. Mamma mia, Bottone. Ma vatta a ricucire le mani, guarda, Bottone. Sta partita non può finire 4-1. 1-0, 2-0, vabbè, l'avrei accettato. E niente, ragazzi, prima partita è andata così. Mi raccomando, supportate questa nuova serie perché ho bisogno di voi. 100.000 mi piace, facciamo la maglietta della Urbe, ma soprattutto suggeritemi sotto nei commenti che dobbiamo andare a comprare. Situazione disastrosa. Buoni giocatori, per favore, ci abbiamo 50 milioni.